Bella lì raga, Paolo e Roby. Non so se lo sapete, mi sono fatto male alla gamba. Sono andato in ospedale, mi hanno dato i punti, che sarebbero questi. Il livido è causato dall'operazione. Questo invece perché sono allergico all'adesivo che c'è sui cerotti medici. Sono allergico. Bene, ora effettueremo una cosa. Adesso mi tolgo i punti da solo. Non ho voglia di andare in ospedale. Questo l'ho già tagliato con questa forbicina qua per unghie. Sono entrato dentro nella ferita, l'ho sollevato, tac, l'ho tagliato. Che va sterilizzata nuovamente perché l'ho appoggiata stupidamente sul tavolo. Versami sopra l'alcol per piacere. Ok, superficie pulita e appoggiamoci la forbicina. Ok, ho sterilizzato con l'alcol anche la pinzetta. Ok, procediamo a levare il punto. Si afferra e si tira con forza molto velocemente. Ok, il punto è venuto via. Brucia come il fuoco, adesso tra poco sicuramente uscirà anche il sangue, infatti. Il punto l'ho tolto. Tolgo anche l'altro. Lo afferro e tiro con forza e veloce. Questo è il punto. Si controlla bene che all'interno non è rimasto niente, non c'è niente. La brucia come il fuoco. E la ferita non è ancora chiusa perfettamente. Se brucia. Non fatelo a casa. Si appaiono i bicchieri. Questo è difficile. In profondità. Vi assicuro che brucia.
Poi niente, prendo alcol, cotone e adesso salto. Un, due, tre. Cazzo, si brucia. Mamma mia, si brucia. Bene. Fa male cane, brucia come il fuoco di brutto. Va bene, Power Roby, l'infermiere, il dottore, la clinica medica artigianale, il fai da te, il buon caro vecchio fai da te. Brucia tantissimo perché l'alcol è proprio entrato dentro. Però non vedevo l'ora di toglierli davvero, cioè non ce la facevo più perché pizzicano, pizzicavano. Poi anche sentire, quando camminavo, sentirli sfregare sull'altra gamba, una brutta sensazione. La pelle che tira, li sentivo che in teoria dovevo toglierli ieri. Mi hanno detto vieni dopo 7 giorni che togliamo i punti in ospedale, di qua di là, ma è tutto il giorno che piove, quindi non potevo. Questo è quanto, la ferita adesso non brucia più. Esce un pochino di sangue, ma è normale. Va bene, bella lì, Power Roby, facciamo anche il medico, a cassetta pronto soccorso, ho fatto anche il medico, benissimo. Il caro buon vecchio fai da te funziona sempre bene. Ho risparmiato 40-50 euro di andare in ospedale, perché qua nelle Filippine l'ospedale costa, a meno che non è un'assicurazione medica. Io stupidamente non l'ho ancora fatta, ma a breve mi informerò e ne farò una, perché qua è una sutura del genere, ti partono 200 euro, quindi meglio starci dentro. Bella lì, Power Roby.